Eccoci ad una nuova puntata di A Tu per Tu, questa volta possiamo dire con il primo candidato sindaco al comune di Arezzo, Daniele Farsetti, per la lista Patto Civico. Vivo per Arezzo. Al Patto Civico. Finalmente per uno ha avuto il coraggio, ecco, di iniziare. Oh, è partito assolutamente, come dire, a sprombattuto, no, nel senso, si è candidato per la, possiamo dire, per la prima volta, per primo in questa tornata elettorale. È un, diciamo, sottolineiamo per primo perché ci dicevamo qualche settimana fa, insomma, che ecco, a pochi giorni, perché insomma possiamo usare il termine mesi, a pochi giorni dalle elezioni, ecco, insomma, ancora uno ne abbiamo. Poi, almeno insomma, uno. Quindi, perlomeno uno c'è. Se gli altri non si presenteranno, almeno esatto, potremo andare a votare uno. Siamo a posto. Siamo sicuri. Per la democrazia. Un sindaco lo abbiamo. Allora, intanto. In quel caso, lo sai, ci vorrebbe il 50% dei votanti perché sia valido. Ecco. Quindi sappilo, insomma, non credo che te la caverai così facilmente, però insomma. Costerebbe tantissimi caffè. Sì. Detto questo, ecco, intanto perché ecco la scelta di, come dire, sciogliere il nodo e che poi era un nodo insomma poco stretto, nel senso che sapevamo, no, di questa tua intenzione, però di fatto ti sei, come dire, esposto per primo. Perché? Innanzitutto è stato anche, come dire, un atto voluto e cercato per cercare anche un pochino di rompere questa palude, questa stagnazione che abbiamo in città, perché oggi credo che fare il sindaco di Arezzo sia diventato una delle peggiori iatture, no? Per molti, o comunque sia considerata tale sicuramente nelle forze politiche tradizionali, organizzate, eccetera. Noi abbiamo voluto rivendicare anche questa voglia di metterci la faccia, di mettercela. Per primi non è stato un merito particolare, forse è stato principalmente per demeriti degli altri, però insomma abbiamo voluto rimarcare anche come atto politico, in un momento in cui tutti si tirano indietro, c'è qualcuno che ha voglia di riportare Arezzo ai fasti che merita, ha voglia di fare politica con impegno, con serietà, con approfondimento, con passione e, perché no, visto il clima avvelenato che respiriamo ad Arezzo, anche con un pochino di sorriso, quindi con la voglia di unire le persone e non cercare appunto sempre di dividerlo. Noi abbiamo dato il nome a questa lista con patto che ha per noi un valore molto importante. Patto è più di una promessa. Spesso in politica, è uno dei motivi per cui le persone sono disaffezionate dalla politica, è perché le parole del politico di turno, del politicante, forse sarebbe meglio chiamarlo così, sono spesso acqua che passa. Si è già nella nostra dialettica del cittadino della strada, l'ha detto un politico, è una cosa, è una promessa così buttata là che non avrà nessuna reale sequenzialità successiva e quindi applicazione. Noi invece abbiamo usare la parola patto perché ovviamente questo lo potranno misurare purtroppo solo dopo che ci avranno dato il consenso. Noi vogliamo realisticamente e sinceramente attuare ciò che ci impegniamo a fare, quindi gli abbiamo dato un valore più alto perché per noi queste che sono degli impegni, delle proposte programmatiche che andiamo a fare saranno degli obiettivi che tenacemente, pervicacemente però cercheremo di così, portare avanti nel messa futuro. Messa così ricordano però un po' il famoso contratto di Berlusconi da Bruno Vespa, il patto, certo, ognuno, con ognuno, i cittadini. Ognuno la può declinare come preferisce. Noi, ripeto, i primi ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo messo nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e cerchiamo anche di darci una valenza importante. Che fascia vi collocate? Nel centro-sinistra, nel centro-destra? Siete trasversali? Noi cerchiamo di essere quanto più trasversali possibile perché secondo noi le buone idee, il buon senso sono delle caratteristiche che non devono avere un colore politico. Uno dei limiti che abbiamo avuto in questa città è che spesso buone idee, buoni propositi sono stati cassati e censurati semplicemente perché avevano il difetto di provenire da una parte politica sbagliata. Ecco, secondo noi una buona idea rimane una buona idea in base, rispetto al colore. È chiaro che abbiamo uno schema valoriale di riferimento. Il nostro, l'abbiamo detto in conferenza stampa quando venerdì scorso ci siamo presentati, il nostro riferimento principale è cercare di
far decadere il governo di questa pessima destra che governa Arezzo. Questo deve essere, come dire, anche un riferimento chiaro per tutti, per quelli che ci vorranno seguire, per quelli che eventualmente ci vorranno appoggiare, eccetera. Noi, la nostra censura è sicuramente molto forte rispetto ai 5 anni di amministrazione Ghinelli. Se mi posso permettere un altro piccolissimo inciso sulla parola patto, viene da una parola latina che si chiama pactum, che aveva una desinenza pax pacis, quindi aveva un valore di il patto ha un valore di pacificazione. Noi quello che crediamo in questo momento molto importante per la nostra città è riportare una certa anche pacificazione, quindi cercare di riportare una comunità, ritrovare un senso di identità, di comunità, che è un'altra parola per noi importantissima, fondamentale nella nostra azione politica. Quindi quando guardiamo ad Arezzo vogliamo guardare come a una comunità che deve in una qualche misura essere unita, e solo grazie all'unione, grazie al coinvolgimento di tutti, può essere più efficace nelle proprie azioni. Allora, uno dei temi che indubbiamente sono più, diciamo, attuali, che riguardano la politica aretina, viste le vicende giudiziarie, per le quali ancora è tutto da chiarire, però insomma di fatto abbiamo appreso, ma non adesso, lo sapevamo già ovviamente, che le nomine che fa un sindaco sono, diciamo, di emanazione partitica. Quindi una delle cose, ad esempio, che se non sbaglio ci siamo detti nella sua presentazione ufficiale, è che voi non accetterete contributi alla campagna elettorale superiori ai 100 euro, se non sbaglio, proprio per non avere qualcuno che poi un domani possa, come dire, chiedere l'obolo e dire: allora, noi vi abbiamo finanziato la campagna elettorale, oppure noi vi abbiamo sostenuto come partito, ora mi metti qui piuttosto che qua. Io penso che noi pensiamo che in politica l'indipendenza sia un elemento basilare, no? Quindi se un politico è indipendente, evidentemente le scelte che andrà a fare saranno sicuramente, non è detto che siano quelle giuste, ma sicuramente, almeno con onestà intellettuale, saranno quelle che lui pensa in quel momento più giuste per la comunità di riferimento con cui si va a applicare quelle misure. Quindi noi pensiamo che qualcuno che avesse sostenuto la propria campagna elettorale con degli ingenti finanziamenti poi non potrà sentirsi libero di poter scegliere, appunto, e fare le scelte migliori. Noi per fare questo, quindi non retoricamente dire noi saremo liberi, faremo tutto in maniera assolutamente, ci siamo autoimposti un limite di donazioni. Chiunque ci voglia donare una qualsiasi cifra sarà assolutamente rifiutata se avrà un importo superiore ai 100 euro. Questo perché ci garantisce, è abbastanza implicito nel ragionamento, insomma, quello che abbiamo detto fino adesso, vogliamo essere liberi di agire assolutamente in maniera libera. E un altro elemento che si collega a quello che stavi dicendo è la competenza. Per noi sarà fondamentale che chi va alla guida di una società partecipata, che tra parentesi è già scritto nel regolamento, perché c'è un regolamento che indirizza il sindaco specificatamente a fare quel tipo di scelta. Io ho contribuito anch'io nel mio mandato consigliare a scrivere quel regolamento. La priorità va data alla competenza rispetto a una certa materia per poter, ecco, per noi quello sarà un'altra stella polare di riferimento per fare quel tipo di nomina. Sì, allora, lei è stato nel Consiglio Comunale, nella precedente consigliatura, all'opposizione. Ecco, che giudizio dà dell'opposizione seguente alla sua consigliatura? Allora, opposizione a questa giunta. Assolutamente. Allora, diventa anche difficile dare un giudizio, perché almeno per 3-4 anni un'opposizione in realtà non c'è stata. Perché quindi già questo è un giudizio. È un giudizio, io l'ho definito senza voto l'attività di quella che è l'opposizione adesso nel comune di Arezzo. Abbiamo assistito per un letargo molto, molto lungo, ma anche poi di forze politiche che in realtà il Movimento 5 Stelle hanno nel loro DLA la capacità di contrapposizione e di scendere nel dettaglio dei temi per fare, appunto, contrapposizione politica. Quindi sotto il profilo prettamente del centro-sinistra, perché alla fine bisogna essere chiari rispetto a chi fa opposizione in questo comune, abbiamo assistito a io ho definito un encefalogramma piatto. Ma la cosa che principalmente ci è dispiaciuta, perché e nelle parole di Faltoni si capisce che chi fa opposizione tendenzialmente dovrebbe solo contrastare la maggioranza di governo,
Secondo noi chi siede nei banchi di un consiglio comunale, e questo lo definisce anche il TUEL, il testo unico sugli enti locali, quindi la legge che regola gli amministratori locali, chi siede in un consiglio comunale è un amministratore della città, è definito amministratore, poi ognuno con i propri ruoli di maggioranza, di minoranza. Quindi oltre alla fase della critica, un amministratore ha il dovere sempre della proposta. Oggi sicuramente in tutte le varie segrete stanze si staranno allambiccando, affaccendando per produrre un documento che si chiama programma elettorale e cui frettolosamente si cercherà di mettere in piedi una serie di buone intenzioni per quella che è la volontà di amministrare per i prossimi 5 anni. Ecco, dal nostro punto di vista questo percorso andava affrontato già nei 5 anni di opposizione. Alla protesta non può mai mancare la proposta. Cosa intende fare il Partito Democratico, il centro-sinistra, rispetto ai temi della sanità, dell'inceneritore, dell'acqua pubblica? Questo ce lo poteva già dire in partenza, no? Adesso magari in maniera molto stringente. Diventa meno credibile questo tipo di ragionamento. Allora, lei era praticamente l'opposizione alla giunta Fanfani, e molti sostengono che questo governo Ghinelli sia da considerare come la prosecuzione della precedente legislatura, quindi che non siamo di fronte al Fanfani 3, mettiamola così. Ecco, è per questo che forse non c'è stata un'opposizione dal centro-sinistra, e è d'accordo su questa lettura che di fatto siamo di fronte a una prosecuzione del precedente governo? Allora, diciamo che sotto il profilo delle nomine, soprattutto in una fase iniziale, abbiamo avuto anche una continuità, proprio, no? Una certa sorta di consociativismo, mi riferisco per esempio a Arezzo Casa, che fu mantenuto il presidente che era del centro-sinistra, una serie di nomine che insomma diedero l'idea anche di una certa continuità. Secondo me il tratto distintivo di questa continuità, che secondo me, anche secondo me in una certa misura si può leggere, è l'immobilismo. Ghinelli fondamentalmente aveva promesso di rivoltare come un calzino la città, di portare Arezzo dopo un decennio, quello di Fanfani, di sonno e di assoluta quasi paralisi amministrativa, di sconvolgerci in 5 anni con effetti speciali e tutto quello che ne consegue. In realtà questo non è avvenuto, quindi anche Ghinelli ha avuto una attività molto alla laissez-faire, quindi molto pacata, molto a non disturbare forse qualche padrone del vapore cittadino, e questo però purtroppo nel 2020, in questi 5 anni, non fare significa tornare indietro. Poi il conto, ad esempio, in tutte le classifiche di qualità della vita, ci viene presentato. Arezzo sta retrocedendo. Certo. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi ci vediamo fra poco. Una battuta, pensa che il coronavirus si inficerà in questa campagna elettorale oppure no? Allora, in una certa misura lo sto già facendo, no? Perché ci sono i candidati sindaci, sono ammalati, quindi non li conosco. No, nel senso che non ci sono presentati, ancora non li sappiamo. Pensavo che avessero il coronavirus. No, assolutamente. Ci siamo divertiti. Anzi, non auguro a nessuno. Ci siamo divertiti un secondo, era una battuta, sì, ci vediamo fra poco dopo la pubblicità per capire però magari in maniera un pochino più specifica i punti del programma elettorale. Eccoci di nuovo in studio con Daniele Farzetti, candidato sindaco al comune di Arezzo per la lista Patto Civico per Arezzo. Allora, scendiamo se possibile un pochino più nei temi, no, concreti. Un po' l'abbiamo fatto per quello che riguarda le nomine, ad esempio, nella prima parte, però ecco, voi volete cambiare volto a questa città, volete farla, come hai detto nella prima parte, tornare ai fasti di una volta, ecco, però cercando di andare un pochino nel concreto, essendo stato anche nelle istituzioni come consigliere comunale, uno magari avrà anche capito, no, che, come dire, tra un progetto, un'idea e la sua realizzazione poi ci passa, ecco, certo. Ci passa, c'è un percorso amministrativo anche importante. Ecco, quindi voi avete fatto delle scelte da questo punto di vista per quello che riguarda il programma elettorale, inserendo cose realmente fattibili in 5 anni o no? Sicuramente il tema dello sviluppo è un tema che penso che riguardi tutti e interessi tutti. È chiaro che le amministrazioni comunali hanno alcuni poteri.
non hanno ovviamente poteri esagerati, però sicuramente possono tracciare un solco in cui fare inserire uno sviluppo anche economico. Per esempio, dal nostro punto di vista, la sostenibilità ambientale sarà un tema di riferimento. Attualmente c'è un progetto che Aisa Impianti sta portando avanti di raddoppio dell'inceneritore, in cui noi dicono di non lo chiamare raddoppio dell'inceneritore, noi lo vogliamo chiamare perché matematica alla mano di questo si tratta, la gente bene che questo lo capisca, invece, perché giocare sulle parole spesso è uno degli elementi che non ci aiuta a comprendere bene le vicende. Quindi uno invece degli aspetti positivi di quel tipo di progetto, perché evidentemente qualsiasi azione può avere anche degli aspetti positivi, è quella di riportare in casa San Zeno la gestione di tutto la raccolta dei rifiuti della provincia di Arezzo e costruire, loro la chiamano la fabbrica di materia, che fondamentalmente sarebbe una serie di selezionatori che meglio riescono appunto a selezionare i materiali che si trovano in quel tipo di nei rifiuti. Lì si può ad esempio inserire tutto un filone di sviluppo di attività di green economy che vanno a riutilizzare, perché una volta che abbiamo la materia poi dobbiamo farci qualcosa di quella materia. Quindi per esempio andare come amministrazione comunale a cercare di stimolare una filiera. Noi abbiamo una filiera orafa, abbiamo una filiera della moda, potrebbe essere, una volta che ci riportiamo, abbiamo una grande produzione di materia prima, sviluppare, incentivare, promuovere anche con degli hub di impresa innovativi una filiera dell'utilizzo di quel tipo di materiali. Sicuramente un altro elemento, sempre per quello che riguarda lo sviluppo economico, è la competitività digitale. Il comune di Arezzo non è un comune smart, questo penso che sia di fronte agli occhi di tutti. L'implementazione della fibra deve essere un obiettivo per noi prioritario e assolutamente con cui percorrerlo assolutamente in maniera fortissima. È importante che il comune di Arezzo sia attrattivo per le aziende sia per quelli del territorio che anche per fuori del territorio. Io faccio l'imprenditore, mi confronto spesso con imprenditori del mondo orafo, ad esempio, mi dicono che i comuni limitrofi spesso sono più attrattivi, non fosse altro per la snellezza o per l'impegno che fanno per cercare di velocizzare pratiche burocratiche per rinnovare un'azienda, certo, per impiantarla, eccetera, eccetera. Il comune di Arezzo è un comune invece sotto questo punto di vista che mi dicono chi si rapporta con questo tipo di uffici, che ha delle problematiche in questo senso. Anche questo è un altro tema che concorre allo sviluppo economico. È inutile ribadire l'importanza del turismo, per esempio. Se ci vogliamo soffermare sull'ambito economico, se non a livello di proposta, insomma, l'ambito economico forse è quello che tocca un po' di più, no? Sì, però io direi emorragia di posti di lavoro, che se ne dica. Diciamo che questi bene, che lei ci elenca, sono tutti dei buoni propositi che sicuramente faranno parte di tutte le promesse, di tutti i programmi della campagna elettorale. Io le vorrei chiedere invece su argomenti più spinosi, tipo l'emigrazione, tipo e quindi se la politica della sua amministrazione, per esempio, che atteggiamento avrà nei confronti dell'emigrazione, ma anche rispetto all'accoglienza in generale. Penso che se lei fosse sindaco il dormitorio presenza fissa dimora sarebbe aperto tutto l'anno e magari implementato. Poi penso come intende, come si pone la sua amministrazione rispetto al discorso dello Ius Soli oppure altre possibilità. Ci sono ad esempio oggi molti comuni che accettano i patti di convivenza anche come forma per poter rilasciare il certificato di residenza ai richiedenti, a chi non ha il permesso di soggiorno. Ecco, come si porrebbe la sua amministrazione rispetto a questo? Una delle distanze secondo me più nette rispetto appunto all'amministrazione attuale, che ha impostato tutta la propria attività amministrativa sotto il profilo repressivo, la nostra volontà è invece sotto il profilo della gestione amministrativa, dell'integrazione, piuttosto che delle risposte alle necessità che sempre più in maniera importante sotto il profilo dell'immigrazione, delle nuove povertà, quindi rispetto a... Lei la condivide l'affermazione prima agli aretini?
Io condivido prima chi ha bisogno, questa è la cosa fondamentale, perché poi noi siamo tutti esseri umani, quindi abbiamo bisogno di avere innanzitutto il rispetto dell'essere umano, questa è la cosa che ci deve contraddistinguere. Quindi non la condivide. Io voglio proprio arrivare, facciamone una alla volta e cerchiamo di arrivare in fondo a una, perché sennò diventa complicato. È chiaro che, per esempio, il fenomeno dell'immigrazione non è un fenomeno che gestisce o può gestire il singolo comune o il comune di Arezzo. Evidentemente Arezzo è uscito dallo SPRAR, lei che sarebbe... Cerco di arrivarci, se mi date la possibilità di fare un filologico di quello che voglio dire. No, quindi, ci devi dare delle risposte, rientrerebbe nello SPRAR, è una delle cose che contesto più vivamente, che proprio mi fanno più arrabbiare, qui ho avuto la voce da sindaco arrabbiato, è che a problemi complessi si vogliono dare delle risposte banali, a problemi complessi bisogna fare un'analisi approfondita delle risposte, se no non si può, non è la trasmissione, non sono i tempi televisivi. Ma rientrerebbe nello SPRAR o no? Lo SPRAR con i decreti di sicurezza sono stati tolti, l'ha tolti Salvini, non è che il Comune d'Arezzo ha forza. Era uscito. Adesso il sistema SPRAR è stato abolito dai decreti sicurezza di Salvini. Quindi quello che noi contestiamo è l'uscita dal sistema SPRAR, nel senso che quello che stavamo cercando di congiungere con questo ragionamento è che se si intende un qualsiasi fenomeno sociale, anche quello dell'immigrazione, solo con l'ambito repressivo, è chiaro che da un problema che ha una valenza 1 lo trasformiamo in un problema che ha una valenza 10. L'integrazione la si fa conoscendo l'altro, creando delle occasioni di incontro e soprattutto di crescita culturale, perché se l'obiettivo dell'amministrazione Ghinelli è stato quello di sostanzialmente non integrare gli immigrati che vengono nella nostra città, non potendo decidere poi chi viene o chi non viene, perché ripeto, questa la ripartizione del territorio nazionale lo decide lo Stato italiano, è il prefetto che decide le quote di... Quindi tra avere delle persone che bighellonano per le strade, non hanno niente da fare, e delle persone in cui invece gli diamo dei corsi di formazione, gli istruiamo sulla nostra lingua e la nostra cultura, è probabile che avremo dei cittadini del futuro che si possono meglio integrare nel nostro territorio e di conseguenza non delinquere e non creare, per esempio, il fenomeni dormitorio di... Il dormitorio lo terrebbe aperto tutto l'anno attualmente? Il dormitorio sicuramente lo aprirei prima. Questo è un elemento. Il dormitorio è un servizio che non è gestito direttamente dal Comune d'Arezzo. Il Comune d'Arezzo lo sovvenziona, gli dà risorse, eccetera. È chiaro che bisogna collaborare con le persone, con le associazioni che lo gestiscono, con gli operatori, perché un altro dei limiti grossi che nel nostro incedere nel nostro percorso di conoscenza, non sarebbe giusto che anche dei stati assolutamente, ma probabilmente i senza fissa dimora devono passare anche dare una risposta solo del posto letto, ok? Sempre per la complessità dei problemi. Lei mi dice, la risposta senza fissa dimora è dargli un posto letto. Non è l'approccio corretto a quel fenomeno sociale lì. L'approccio corretto è capire che tipo di disagio vive quella persona in quel momento. Però deve anche la pazienza di ascoltare una risposta, perché Ma io l'ascolto, le sto dicendo che gli ho fatto una domanda precisa, che evidentemente ha un approccio ideologico, ok? Lei non mi può rispondere che... Io non voglio avere un approccio ideologico, voglio avere un approccio pragmatico, reale, per risolvere un problema. No, in collaborazione, dicendo, una persona, un soggetto... L'assessore Tanti ha fatto delle affermazioni ideologiche. Lei sta disegnando la persona che ha necessità di accesso a un dormitorio, la sta disegnando come quasi un oggetto, disumanizzando questa persona. L'assessore Tanti ha detto che il dormitorio può essere all'interno. Credo che la persona che in quel momento specifico probabilmente vive una situazione di disagio deve percorrere un percorso che non è esclusivamente lo metto a letto per tutto l'anno, ma un percorso all'interno dei servizi sociali per capire qual è il suo tipo di problema, per cercare. È chiaro che ci sono persone che decidono anche volontariamente di non stare dentro quel tipo di percorso. Io lo terrei aperto ovviamente a condizione che ci siano le condizioni della, so- della, soci-
città, dell'associazione che lo gestisce, che ci sono tutte le condizioni corrette, però sicuramente l'attenzione sul sociale, vogliamo tenere aperto con l'attenzione al sociale al massimo livello, ma non solo quel tipo di fenomeno, per tutto sono stati fatti pesanti tagli ai servizi sociali. Con noi la prevalenza, stando sempre nel raro nella battuta, tra dare 660.000 euro per il raro festival e porre attenzione a un disagio sociale, per noi quei soldi vanno prima verso il sociale. Ecco, allora, ad esempio, una delle battaglie che lei ha intrapreso prima ancora di candidarsi a sindaco, questa benedetta sede della Polizia Municipale nel quartiere di Saione, a proposito di battaglie sociali, no? Quello è un quartiere che grida un po' vendetta, perché comunque è vero che ci sono fenomeni di microcriminalità, è vero che la città ha un po' cambiato volto, ma di sicuro non lo ha cambiato solo in quel quartiere. I commercianti, e sono tanti, che vivono e lavorano in quel quartiere, ripeto, gridano un po' vendetta perché, insomma, oltre al danno anche la beffa, ad esempio, di non aver avuto iniziative per la città di Natale. Questo è quello che noi abbiamo raccolto, insomma, ultimamente. Ecco, primo, si può, cioè, cosa ne pensate rispetto alla sede della Polizia Municipale? Secondo, e soprattutto se avete valutato, se forse ancora è prematuro, insomma, se è una cosa che si può interrompere o meno. Lì sarà difficile. Ecco, e secondo, che cosa avete pensato come patto civico per questa zona della città che indubbiamente soffre anche di un'attenzione, io mi ci metto tranquillamente, di un'attenzione mediatica forse in alcuni versi anche un po' eccessiva, però insomma di fatto la realtà va raccontata. Questo è un altro degli esempi, proprio quelli clamorosi, conclamati, di un problema amministrativo che viene inserito in un contesto di problema repressivo, quindi l'unica forma di risposta che l'amministrazione Ghinelli sa individuare per un territorio che sicuramente vive una condizione di disagio è quella della repressione. Mi ricordo l'esercito a Saione, in questo caso la caserma a Saione. Il problema è che lì vanno date delle risposte amministrative. La prima, forse la più importante, è quella urbanistica. Perché a Saione abbiamo una concentrazione di degrado, quindi legato al fenomeno dello spaccio, piuttosto che un'immigrazione più forte, e quindi in questo momento dove c'è una maggior concentrazione di immigrazione ci sono evidentemente delle tensioni sociali più ampie, cioè perché lì urbanisticamente quello è un quartiere che ha avuto uno sviluppo negli anni 60-70 selvaggio sotto appunto al profilo dell'edilizia, senza ottemperare tutta una serie di parametri che potessero contestualmente elevare il livello e la qualità della vita. Quindi progressivamente da quella zona che ha delle caratteristiche meno accoglienti, meno, si sono spostati gli aretini cercando magari la villetta più in periferia piuttosto che altre zone della città, e sono rimasti degli affitti più bassi. Quindi una riqualificazione dell'area è la prima azione da compiere. La seconda è dare la possibilità al commercio di vicinato di nuovo di insediarsi in maniera importante in quella zona, perché una tante le saracine specchie, l'ha visto, una, non so se ha fatto un giro, ma vende, si affitta, si vende, si affitta. Purtroppo anche in zone più centrali questa una lampadina accesa è un presidio, una lampadina accesa di un commerciante, un negozio, una vetrina, è inevitabilmente un presidio sia sociale che un presidio di sicurezza, perché in qualsiasi tipo di problema. E noi nel nostro programma abbiamo proprio scritto questo, che vorremmo assolutamente dare incentivazioni, sgravi per tutte quelle attività commerciali o artigianali che decidessero di inserirsi in quel tipo di tessuto urbano, addirittura creando delle forme di piccolo condominio sociale di quel territorio, dando una serie di servizi a favore della popolazione. Quindi l'intreccio delle tante cose, riqualificazione urbana, lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale di vicinato vivo, la creazione di tante occasioni, feste piuttosto che attività sportive, piuttosto che dove il cittadino riprende possesso di un territorio, inevitabilmente si allontana il degrado e la criminalità. Purtroppo una caserma invece non c'ha le rotine
perché una volta che l'abbiamo piazzata agli Asaioni e avessimo una qualche misura risolto quel tipo di problema e magari si fosse magari anche semplicemente spostato in un altro quartiere, non è che gliela possiamo portare dietro la caserma dei vigili. Secondo lei la caserma lì dei vigili urbani sarà forse l'unica grande vera eredità dell'amministrazione Ghinelli dal punto di vista proprio strutturale di opere pubbliche? Forse sembra di capire che anche la rotatoria di Via Fiorentina probabilmente potrebbe prendere il forma. Via, quindi forma, quindi anche quello lì potrebbe essere, però veramente io non riesco a individuare. Invece per l'area ex Lebole che programmi, che progetti avete? Allora, per l'area ex Lebole è secondo me una zona, secondo noi, una zona fantastica, meravigliosa, è un unicum quasi italiano, avere un'area così centrale, così vicina a tutta una serie di strutture, è vicina al raccordo autostradale, vicina al centro affari, nei pressi del centro cittadino, ha una rete ferroviaria che l'ambisce, la collega naturalmente al centro. Sicuramente la risposta non può essere nell'economia del 2020 in cui i centri commerciali chiudono tutti, di nuovo altra edilizia commerciale al servizio della grande distribuzione. È un'idea assolutamente di retroguardia. Prova ne è che chi aveva fatto quel tipo di progetto non ha ritirato i permessi a costruire, quindi implicitamente ha dichiarato fallito quel tipo di attività. Noi per ora abbiamo pensato a una soluzione che possa dare, come dire, anche un respiro e essere in sinergia con una serie di nostri valori, che sono il rispetto dell'ambiente, la mobilità sostenibile, eccetera. Per noi quell'area sarebbe il luogo ideale dove costruire una metropolitana di superficie, perché è già naturalmente collegata alla rete ferroviaria, che colleghi appunto quell'area, che potrebbe essere un luogo scambiatore rispetto a chi arriva per esempio dall'autostrada, chi arriva anche dal sud della città, perché comunque molto traffico che proviene da San Zeno si sposta in quella, e lì potrebbe essere un meccanismo con cui favorire un ingresso in città pedonale, morbido, dolce, e favorire anche poi una serie di attività economiche che sostengano quel tipo di realizzazione, quel tipo di opera pubblica. Allora, siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione, le domande ovviamente sarebbero tante, la città di Natale la rifarebbe, sì. La città di Natale, le cose positive non siamo per assolutamente, all'interno di quel tipo di percorso è chiaro che è stato favorito e tutti gli investimenti economici sono stati verso quel singolo tipo di attività, e questo evidentemente ha penalizzato il resto del commercio aretino. Però evidentemente avere un turismo di massa ad Arezzo non è un evento negativo. Bene, bene, ci riaggiorniamo quando avremo... Sono riuscito a calmare Davide, che è una cosa quasi impossibile. No, vabbè, ma lui d'altra parte questo fa, nel senso che... No, io non è che questo faccio. Faccio le domande, mi piace le risposte, questo con tutti. E se uno non risponde mi piace incalzare per avere la risposta. Ecco, poi ha risposto sul dormitorio. Insomma, diciamo, posso dire una cosa che spero non si offenda, molto democristiana come risposta, ecco, però insomma, non mi offendo assolutamente. Ma d'altronde, avendo scelto di stare, essendo trasversale, non può che far così. Però diciamo che non ha portato molta fortuna ad altre formazioni che hanno tentato di non scegliere stare da un ma lato. Ma quella nostra scelta l'abbiamo. No, lo so, ma questo lo dico io, che secondo me le idee ci sono di destra e di sinistra, e anche nel nostro paese a livello nazionale, ma credo anche a livello locale, oggi sono molto forti e differenti, distinguono molto bene i due schieramenti, quindi non lo so. Gli auguro buona fortuna, che sicuramente la trasversalità nel suo caso funzioni, ma secondo me ho molti dubbi che funzioni, perché oramai la gente, certi temi che sono anche molto divisivi, chi li vede in un modo che in un altro. Vabbè, facciamogli la domanda che gli abbiamo fatto anche nell'intervista: in caso di, lei non passasse al primo turno, ci fosse un ballottaggio tra il centro-destra e il centro-sinistra, con chi non andrebbe? Noi non andremmo sicuramente col centro-destra. Ecco, quindi già... Qui la trasversalità c'è fino a un ma certo... indipendentemente da chi è il candidato? Assolutamente sì. Ecco, bene. Ci vediamo alla prossima puntata con una tu per tu, quando ci sarà un competitor. Magari faremo un confronto uno a uno con il prossimo candidato sindaco, e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.